Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Manu, amici miei, oggi siamo qui tornati sulla nuova serie barra avventura di Bugelio, da caccia di amici. Ragazzi, siamo qui con il secondo episodio. Ragazzi, se vi siete persi il primo, andatelo a recuperare immediatamente. Comunque, ragazzi, mi raccomando, prima di iniziare supportate questo video con un bel like. Se siete ancora iscritti, iscrivetevi al Mi sono canale. dimenticato! Per cosa sta la E dell'incredibile Mister E? Lascia perdere Elliot. Comunque, a Perché parte la questo, terra è dura? possiamo iniziare subito. Ragazzi, nell'ultimo episodio siamo scappati tramite un vagone, infatti proprio qui è tutto distrutto. Non si sa da dove siamo atterrati, però siamo usciti da una miniera. Allora, iniziamo subito. Già qui vedo un distintivo. Siamo spacciati! La mia testa finirà appesa a un muro, così passerò alla storia come il cervo unicornuto. La caccia Rilassati, fratello, rilassati. Nessuno ti torcerà un pelo. Sei mio amico. Davvero? Vuoi dire che... Certo. Se mi riporti indietro a Timberline. Oh, certo! Timberline, so dov'è! Ok, Bug, no problem. Seguimi e ce ne andremo di qui, men che non... Ehi, aspetta, mezzo cornetto. Sono io l'esperto di umani. Li ho avuti intorno per tutta la vita. Seguimi tu e lascia che sia Bug a fare strada, ok? Ragazzi, io credo che Elliot non sa neanche dove deve andare per arrivare a Timberland, però vabbè. Vediamo anche questo. Beati gli orsi, sono grassi, ma nessuno osa ridere di loro. Partiremo presto? Comunque non ha senso quello che dicono i cacciatori. Allora, vediamo se mi ricordo come attaccare. La tua terra è mia! Merda! Ragazzi, non mi... Ah, giusto. Non mi stavo ricordando come nascondersi. Abbiamo molto in comune, orso. Amiamo la carne. Torna subito qui! Aspetta. Ragazzi, ho dimenticato che bara spaziatrice significa nascondersi, ragazzi, scusatemi. Vabbè, non commettiamo più errori, dai. Sta zitto. Ma che diavolo è? Al vento. C'è qualcosa qui? Bellissimo come si è fatto sto gioco, madonna, che bello. Molto vecchio però, ragazzi, non smetterò mai di dire che sia un bel gioco. Allora. Aio, che male! Oh, il posto perfetto dove usare uno scoiattolo. Lancia Elliot sull'albero degli scoiattoli e afferrane uno. Dopodiché lancia uno scoiattolo su un albero vuoto, che verrà così difeso a denti stretti dai cacciatori. Cerca l'albero vicino al prossimo cacciatore. Ok, Elliot. Super! Riproviamoci! Oh, nessuno mi ha detto che cacciare era estenuante. Oi! Occhio, altra torretta in arrivo! Ah, devo lanciare l'albero, giusto? Te la prendi con i più piccoli? No! Mamma! Cacciatore! Mamma mia. Hai vinto, ok? Comunque, ragazzi, io so che se prendo i cacciatori posso lanciarli anche sul fuoco e farli bruciare. Vediamo se ci riesco dopo. Comunque, stavo missando questo. Ok. Sbaglio, sono migliorato. Molto bene. Procediamo andando avanti. Anche se uno Ehi, scoiattolo devo dimagrire. avrei potuto Dopo portarmelo. pranzo, forse. Vai piano. Quasi. Aspetta. E voilà. Zitto. Un altro fuorigioco. Beati gli orsi, sono grassi, ma nessuno osa ridere di loro. Non ero Collaboriamo con gli scoiattoli. Afferrane uno, scivola alle spalle di un cacciatore e quando sei abbastanza vicino, mettigli l'animaletto in testa. Sfruttalo
Sfrutto il cacciatore per attaccare gli altri. Favoloso! Bel forza! Come? Fermati! Chi? Hai vinto, ok? Hai vinto! Come in palestra. Mira, mira, fuoco! Inutili umani! Che figo! Prendere la mira! Puntare e... Ti arrendo! Che figata! Allora... Qui altro distintivo. Guardami! Se devo migliorare l'atterraggio... Volevo però vedere cosa c'è da questa parte. Vai, Bug, ci vediamo! Tu non vai da nessuna parte senza di me. Comunque non c'è niente. Non ha senso questa strada. Però boh. Aia. È giusto, se vado sul campfire mi sembra anche normale. Scusate, andiamo. Ehi, Book, guarda, c'è un cacciatore laggiù. Dove? Quello è Shaw. Shaw? Aspetta, Shaw è lo scoiattolo, vero? Hai preso una botta in testa? Non sai quante. Ci sta cercando, andiamocene. Guarda cosa mi stavo perdendo. Bug, dici... Nessun dolore, nessun onore. Andiamo. Arrivo, Bug. Cerca di arrivare in cima alla montagna. Che figo. Trattamento speciale. Cerca le bacche nei cespugli. Non solo sono buone, ma ti faranno recuperare le forze. Ah, devo... Okay. Ma ne posso recuperare ancora? No, no, ok. Chi è Ubersani? Mamma mia, devo perdere pe... Oh oh! Arraguardate, spruzza sempre! Ai! Sta zitto! Corso ninja! Oh, mi serve una... Ehi, sei tu, Shaw? Oddio. Ho sentito qualcosa! Sai che non servo di... Falla spiegare alla tua fidanzata! In un mucchio di... Il mio piano non era questo, però dettagli. Facimmola! Aspetta... Vorrei vedere una cosa. Bah, che odore! Mm? Oh. Bah, che schifo! Mamma mia! Ci riesco! Oh, la spacca cervello, no! Sono... Brucia! Fatti crescere le corna! E così ce l'abbiamo fatta. Che figo! È andato col sedere tutto bruciato, raga. Ok, ce l'abbiamo fatta a fare quello che volevo fare. C'è qualcosa? No. Una puzzina. Prendiamola. Non vedo l'ora. Non solo so bella, ma mi puzza la scella. Ma cosa sto sentendo? Nessuno mi ha detto che cacciare. C'è qualcuno là? Dai, non male di guai.
Mamma mia! Che male! Il repellente anti-orso non funziona! Boom! E le vostre stesse trappole. Che figa. Ciao, amici miei. Bug, come fai a sapere se stai pensando? Portami con te. A volte Elliot dice le cose senza senso, però vabbè, ci sta. Aspetta, che diavolo. Saluta la mia puzza, caccia tu. Basta, mi prego, basta. Vai piano. Aspetta, sono io che dovrei cacciarti. Che male. Hai vinto, ok? Hai vinto. Me lo ricordavo. Ah, non c'è niente qua. Credevo ci fosse un distintivo. Boh, non lo so. Comunque... Oh, guarda, Bug! Ora ti insegnerò a usare un coniglio contro un cacciatore. Afferra un coniglio. Tieni premuto il tasto lancia finché diventa lancioniglio. Ora punta la bestiolina alla testa dell'umano e rilascia il tasto. Prova tu ora! Ok. Vieni! Boom! Il mio amico Bug l'orso. Boogie boogie boogie. Boom. Boogie boogie boogie. Boogie boogie boogie. Boogie boogie. Boog. Gli abbiamo proprio fatto fare una bella fine, però, vabbè, è quello che si merita. Comunque, non capisco perché ci sia questo. Non lo so. Pure ricordavo che qui ci fosse un distintivo. Andiamo. Nessuno mi ha detto che cacciare era estenuante. Mamma mia, devo perdere peso. È ora. Che diavolo è cos'era? Ti distruggerò! Merda. Ok. Ce la faccio più! Tutti se ne sono andati, o almeno per ora. Come al solito raga, controllo, non si sa mai ci sia qualche distintivo. Eccolo qua uno. Elliot. Ehi, devo dimagrire.
Beh, dopo pranzo, forse. Vai! Potresti andare più pronto, dai, è mia. Forza, forza, forza. No, no! Sono il bersaglio! Ehi, devo dimagrire. Dopo pranzo, forse. Vedo la neve. Mamma mia, devo perdere peso. E ora... Voglio andare a casa! Sì? Zitto. Che diavolo è stato? Ok, mamma! Ok. E li abbiamo mandati tutti. E poi con le tende stanno, guardateli. Andiamo. Coniglio! C'è... Sei tu, Sho? Arrendo. C'è qualcuno là? Giù. Partiremo. Ehi, devo dimagrire. Dopo pranzo. Meno male che... Fermati. Ehi, che... Wow, che puzza! Che c'è, Boogie? Troppo tardi per chiederti scusa. Voglio andare a casa. Mamma. Credo che qui abbiamo finito, possiamo andare avanti. È un vicolo cieco! Guarda un po' chi si vede! L'orso di città e l'unicornuto! Come mi ha chiamato? Pensavate di sfuggire al vecchio Shao, eh? Ma la fuga finisce qui! A meno che voi due non sappiate volare. Vi vedo già sul mio barbecue. No! Quindi ci ha salvato questa frana. Ho recuperato tutto. Ok, questi non lo so, raga, come prendere, ve lo giuro. Ora dovrai pensare velocemente. Scendi dalla montagna nella palla di neve ed evita gli ostacoli. Ora vado a cercarmi un ramo comodo. Sarà uno spasso guardarti! Oh, aiuto! Che salvataggio, mamma mia! Non è questo il mio stile! Attento! Attento, Bug! Non ci credo, l'ho missato! Cavoli, raga! Possiamo non rifarlo, grazie!
ragazzi, ho missato solo uno, ma vabbè, ragazzi, non vi preoccupate, lo recupererò off camera. Super Helio! Boog! Boog! Bet? Boog, stai bene? Ma che dio... Boog, sei vivo! È stato incredibile! Nichetto! Ui, Boog! Oh, ancora! Il porco spino sono i tuoi amici. Ehi, Elliot, dove siamo? Siamo al lago. Non sono mai stato qui, ma ne ho sentito parlare molto. Cosa? Credevo conoscessi questa foresta come i tuoi zoccoli. Ehi, scusa, ma non sono io il chiappone che ha fatto crollare la roccia. Io sarei un chiappone? È questa la tua scusa? E ne ho tante altre. Ma non è questo il punto. Se vogliamo trovare la diga, dobbiamo attraversare il lago. Ecco il punto. Sai nuotare, vero? Veramente? Non dirmi che non sai nuotare. Ma che orso sei se non sai nuotare? Aspetta, ricordo. Sei un orso di città, bene. Penseremo ad altro, su, andiamo. Sono un'ombra. Ma che diavolo? Partiremo. Adesso basta. Istintivo. Je suis fini. Ehi, amico, tutto bene? Ma no. Ho perso la mia armata e ora le mie truppe sono sparse in tutta la foresta. Perché non voli e le cerchi dal cielo? Volare? Volare? Tu è fu! Non posso! Passo d'un cervo! Mi sa che questo qui ha preso qualche botta di troppo cadendo dal cielo. Botte? Non botte, ma spari! Ogni anno è la stessa storia. Migriamo verso sud, gli umani ci sparano. Poi le mie truppe si disperdono ovunque e io le devo recuperare. Ma ora, anche se volassi, mi sparerebbero! Beh... Che ne dici se trovassimo noi le tue truppe? Credete di poter affrontare una simile sfida? Le mie truppe non vi seguiranno senza il linguaggio segreto. Ehi. È incroyable! A ovest c'è un cacciatore dietro il cartello pericolo attraversamento cervi. Ha un'arma segreta. Il terribile Quaqua Simulator! Rubateglielo e tornate sì. Vi insegnerò il linguaggio segreto. Entendu? Yeah. E poi insegnerai al mio amico Boog a nuotare? Oh, absolument. Imparerà a nuotare come un girino. Ale! Da grande voglio tornare bambino. Mi sa che dobbiamo cercare qui il richiamo per anatre di Serge. Posso andare? Sì o no? Ci vediamo! Non farete rien senza il terribile Quaqua Simulator. Rubatelo al cacciatore in fondo al sentiero. Per passare oltre questi cacciatori, dovrai adescarli nelle trappole. I cacciatori ti inseguiranno sempre se li sfidi e non guarderanno certo dove mettono i piedi. Bene, tieni d'occhio un cacciatore. Quando lampeggia, sfidalo. Dopodiché... adescalo nella trappola, altrimenti ti sparerà. Deve essere qui, da queste parti. Hai vinto. Ok, dov'è quel cacciatore? Cacciatore, caccia questo! Il tuo miglior amico è un cane! Brucia! No! Esatto, devo solo trovare il richiamo per anatre. Non sarà così difficile, no? Ok. Allora, volendo potevo farlo anche nel campfire. Comunque... io vedo... Cervo! In missione segreta. Come si fa ad arrivare a quel distintivo, guys? Vediamo.
Ah, aspetta che c'è un percorso. Vedi? Bene, rubare il richiamo al cacciatore, ce la faccio. Ok. Nice. Mamma! Sei così brutto che persino io... Cos'è? Devo dipingermi un bersaglio sulle chiappe? Aia. Tuo padre era un asino. Devo dimagrire. Beh, potresti andare più piano. Basta, ti prego. Sono qui, vieni a prendere. Tanto rumore per nulla. A volte mi piacerebbe essere un'anatra per sapere cosa le passa per la testa. Forte. Ok, uno, perfetto. Ah, ben fatto, Le Grand! Avete il Quaqua Simulator? Vi siete conquistati la nostra fiducia. Ecco perché vi prestiamo un oggetto così pericoloso. E ora vi insegneremo a parlare come un'anatra. Datemi il Quaqua Simulator. Merci, bon, ascoltate bene ora. Maintenant, fate come me. Ripetete quel che dico. Ora ascolta quel che dicono e ripeti attentamente il codice segreto delle anatre senza fare errori, tesoro. E non... Ok. Oui, bravo! Sembravi una vera anatra, Monsieur Orso. Bon, ecco la tua missione. Trova un gruppo di anatre. Quando ti avvicini pronuncia il son di... il codice. Poi dai alle anatre un rendezvous al lago. In cambio ti insegneranno un nuovo codice per il prossimo gruppo di anatre. Ce ne sono tre. Vous comprenez? Vuoi che trovi le tue anatre e dica qua qua. Capito. Poi, quando hai trovato tutte le anatre, ci vedremo al lago. E noi studieremo un modo per aiutarti ad attraversarlo. Perché se ci provi da solo, la corrente ti trascinerà indietro. Ça va? Ok, ce la posso fare. No, 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 no! Così non va bene! Non è il codice segreto! Ho sbagliato. Hug, tu hai in mente qualcosa? Ma mi chiedo cosa? Oui, monsieur! Soldato Tremblay a rapporto, signore! Ascolta, il tuo sergente ti sta aspettando al lago. Ok, soldato? Merci! Devo andare! Ma prima ecco il codice necessario a parlare al prossimo gruppo delle mie amiche anatre! Ok, c'è qualcosa? No, andiamo. Che succede? Chi è un bersaglio? Non capisco. Yeah! Non sono animali in vista. Vuoi farlo cadere, sì o no? Facimmolo. Ehi. Cosa? Non mi ha spruzzato? Hai vinto, ok? Hello? Elliot. Palla di cannone! Che spanciata! Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Boom, andiamo. Allora. Ma non ero pronto!
Chi ce l'ha messo? Guarda, favoloso! Un cervo in arrivo! Questo non è corretto! Spione! Impostore! Lo sbaglio sempre che non ho molta memoria. Sinistra, giù, destra, ok, sì. Qui, me i cacciatori nelle barche mi rendono nervoso! Calmati, li ho sistemati io. Dacci la tua parte di codice e poi vai subito a incontrare Serge al fiume, va bene? Vraiment, monsieur Orso! Sono libero come un uccellino! E voilà il tuo codice! Affogato, e vabbè. Attenzione! E va là! Che diav... Mi arrendo! No! Mi sono dimenticato! Socio. Risposta esatta! Questo è il codice! Bravo! Beh, ma è fantastico, amichetto! Allora andate tutte a incontrare Serge al lago! Oui, oui! Andiamo subito! Dobbiamo ritornare a piedi? Ah, ok. Ah, vabbè, ci sono anche le anatre, vedi, ci stanno andando anche loro. Andiamoci allora anche noi, forza. Corriamo. Ah, ci sono altri cacciatori. Ah, il sentiero è bloccato dai cacciatori! Halt! Cacciatore in vista! Ci serve il supporto! Attenzione! Il nemico è nel raggio! Richiediamo supporto! Monsieur Orso! Ero quasi morto. Basta. Facile. Oh, come fai a andare? Non vedo l'ora. Cos'è questo odore di pesce? Ehi, hey, che c'è? Cacciatore! No! Aia! Oh, non ce la faccio più! A quanto pare stanno tornando tutte! Bene, andiamo dal sergente al lago, così ci aiuterà ad andarcene di qui! Ma cosa c'è se io vado di qui? Ah, non posso infatti, va bene. Ma tu guarda cosa c'è. Io non l'avevo visto. Sono una farfalla. Spostati, spostati. Ma che succede? Devo migliorare l'atterraggio. Andiamo. Eccoti qui. Le mie anatre sono salve, ma ora abbiamo un nuovo problema. I cacciatori sono qui e ci stanno bloccando. Bug! Ho un'idea. Come quella tua idea di bere il caffè dal naso? Ehi, avrebbe funzionato se non mi avessi fermato. E comunque eliminerò io i cacciatori mentre tu nuoti nel lago con le anatre. Sicuro, Elliot? Sicurissimo, so come fare. Dai, Bug, fammi provare. Ok.
Che sfida emozionante! Mira e lancia i porcospini ai cacciatori per spaventarli e farli scappare, così Bug e le anatre potranno attraversare il lago. Ehi, Elliot, dove hai preso quel coso? Allora, come si posso mirare? Ok. Sicuramente di quel cervo che ha sfidato Elliot. Perché non penso che questo sia, no, Elliot quello che lancia, ma le corna saranno di un cervo. E credo che ipotizzo, credo, anzi ipotizzo che sia proprio il cervo che ha sfidato Elliot per lo scorso. Poi siamo facendo come fionda, non si sente, però va bene. Allora, chissà chi l'ha rubato Elliot. Allora, qui è questo 120. Ok. Ed eccoci qua. Siamo quasi quindi siamo dall'altra, quasi dall'altra parte della diga, che eravamo lì giù in teoria. E adesso abbiamo fatto un giro enorme per arrivare qui. Quindi abbiamo attraversato il lago. Anche se io qui il lago non ne vedo. Comunque, ah no, forse è quello lì. Va bene. Ragazzi, la sapete una cosa? Prima che andiamo esattamente nella diga dei castori, che sicuramente anche loro avranno un problema e sicuramente dobbiamo aiutarli, anche perché lì già vedo che perde un po' d'acqua. A parte questo, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. È stato così, vi raccomando, lasciate un bel pollicione in su, se siete ancora iscritti iscrivetevi al canale. Vi ringrazio a tutti per la visione e noi ci becchiamo nel terzo episodio di Bug e Elliot a caccia dei pesci. Io vi saluto e noi ci becchiamo alla prossima. Bello.